Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione completa su questo power bank. Batteria da 10.000 mAh, molto piccolo, molto compatto, si può portare in giro, in tasca. L'unico difetto secondo me è non ha la ricarica veloce. Questo modello credo che l'hanno aggiornato da poco, la marca Inu, una marca che sta lavorando a questi prodotti da diversi anni e che offre delle qualità molto molto buone, dei materiali, dei suoi power bank. Allora ragazzi, questo tipo di power bank rispetto a quello precedente, che potete trovare su in descrizione, molto piccolo come quell'altro, forse un po' più grande, ma comunque un difetto di questo power bank: non ha la ricarica veloce, in cui si possono caricare tre dispositivi contemporaneamente. Avete anche la possibilità di avere in confezione tutti i fili senza che l'andate a comprare in giro, senza che spendete tempo a trovare ogni tipo di telefono. Infatti questo tipo di power bank è adattabile con qualsiasi telefono e le porte sono sia tipo C sia a un filo per ricaricare l'iPhone, sia per la Samsung, sia Huawei, qualsiasi tipo di telefono. Abbiamo la funzione in cui ha la possibilità di ricaricare molto velocemente il power bank con tre dispositivi contemporaneamente. Questo base parte sui 24-25 euro. Trovate anche su Amazon, vi manca anche il link in descrizione, a un prezzo minore. Infatti questo power bank mi sto trovando molto bene, l'ho provato in giro, per strada. L'unica cosa che non amo dei power bank nel 2022: non hanno la ricarica veloce, questo tipo di power bank, ovviamente di questa marca, perché ci sono sempre altri power bank di questa marca. La ricarica un po' lenta, da 5 watt con uscita a 3 watt per tutte e tre porte USB. Abbiamo anche un'impronta digitali, non so a cosa serve, ma veramente un po' mi sembra un po' strano avere un'impronta qui sopra, però va bene. La novità di questo power bank, che ha questi fili molto molto leggeri, che non si rompono molto facilmente, sono piegabili e rispetto ai fili normali che hanno sempre difficoltà, fili che si rompono molto facilmente, Inu ha pensato di mettere questo tipo di fili per il futuro, pensare al futuro, in cui hanno caratteristiche molto ma molto belle. Anche averli tutti e tre insieme per l'iPhone, Samsung o altri tipi di dispositivi è molto utile. Abbiamo anche il notch per vedere lo schermo in cui c'è la percentuale di ricarica, e ve lo consiglio assolutamente. Ragazzi, in conclusione vi dico di acquistarlo, perché è vero, non ha una ricarica veloce come quella altri power bank che ricaricano 18 watt a 20 watt, però comunque avete la possibilità di caricare tre dispositivi contemporaneamente, ma con tutti e tre fili a disposizione all'interno della custodia, senza andare in giro a trovare dei fili per comprarlo. Perciò se avete un telefono con una batteria da 4000, da 3500 mAh, sicuramente è molto veloce a ricaricare il power bank. Su questo punto di vista non ci sono problemi. Le porte sono di tipo C per i telefoni che avete a disposizione. Si può chiudere in questo modo, si mette e che esce in questo modo all'interno della custodia. Lo aprite in questo modo, molto utile anche senza portare altri fili appresso, e lo mettete anche in questo modo e state molto molto tranquilli. Voto finale di questo power bank direi 6,5, non do 7, perché non ha la ricarica veloce, perché ormai nel 2022 secondo me mi aspettavo un po' di più dalla marca Inu,
avere su un power bank da 20 euro a meno una ricarica veloce. Per il resto non si può lamentare, anche una batteria da 10.000 mAh ci può stare. Con questo è tutto, un saluto da Tecnogigi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!